La Procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone ha aperto un'inchiesta a seguito dell'avvenuto suicidio di Giuseppe Randazzo, il ceramista di 50 anni che dallo scorso 13 agosto era rinchiuso alla casa circondariale Noce di Caltagirone. Su di lui pendeva l'accusa di omicidio per aver ucciso la moglie Katia Di Stefano al culmine di una lite familiare. Il Randazzo, che sin dal momento del fermo era in stato confusionale, non ha retto al peso della pesante accusa. E così sarebbe maturata la decisione di togliersi la vita all'interno delle mura carcerarie. Tra l'altro, qualche ora prima del suicidio, il GIP del Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Tigano, aveva convalidato l'arresto dopo aver accolto la richiesta del pubblico ministero Alberto Santisi. Christian Parisi, del foro di Caltagirone, legale di fiducia di Giuseppe Randazzo, aveva intanto preannunciato il ricorso al Tribunale del Riesame di Catania. Un dramma familiare, insomma, consumatosi nell'arco di pochi giorni, che oltre a gettare nello sconforto i congiunti di entrambe le vittime, relega a un mesto destino i due figli della coppia, che pur essendo da poco maggiorenni hanno visto crollare gli affetti del loro nucleo familiare, ritrovandosi senza genitori. L'ulteriore ed ultimo triste epilogo riguarda infine l'attesa dell'esito dell'autopsia all'ospedale Cannizzaro di Catania di Katia Di Stefano, la quale dovrà chiarire e stabilire le cause del decesso.